Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ma guardate un po' chi c'è in lobby: il cavaliere nero più scarso d'Italia. Luke, ti stai allenando? Sì, sì, hai sbagliato nome. Come? Perché il cavaliere più scarso sei tu. Io? Ti stai allenando? Spero per te di sì, perché poi sarebbe troppo giorno facile. Giorno e notte. Giorno e notte ti stai allenando? Calcola sì. Che io ho un segreto, Ho una marcia in più qua. Ho una marcia che in cosa? Più. Vedrai nel video. Vedrai nel video. Ragazzi, poi ve lo spiego un attimo, è un segreto. È un segreto dei pro. Tu non puoi conoscerlo. Dai. Non puoi sei pro? Sì, sì. No, non sei pro. No, non sei pro, non puoi conoscerlo. Detto ciò, allenati, continua ad allenarti, perché a breve ti sfiderò. Ora che finalmente Luke è uscito dalla lobby, posso svelarvi il segreto del cibo dei pro. Naturalmente non è neanche per Jaren, quindi quando verrà qua a casa lo nasconderò. E premetto che è una collaborazione con YFood. Infatti troverete in descrizione il loro link e anche il codice sconto per acquistare, che vi dirò alla fine. Perché l'ho definito il cibo dei pro? Avete presente che si allenano mattina e sera, giorno e notte, non hanno un minuto per cucinare, non hanno una pausa? Ok, questo è un pasto completo a base di latte, senza lattosio e senza glutine, quindi è per tutti. Ma la cosa pazzesca è che contiene tutti i macro e micronutrienti di cui il corpo ha bisogno. Ha 26 vitamine. Quando uno ha fame stappa e beve. È semplicissimo anche quando si è in giro. Ora voglio assaggiarlo, perché YFood è esagerato. Mi ha inviato una scatola piena con il gusto banana, cioccolato, vaniglia, uno dei miei preferiti, fragole e caffè. Assaggiamo insieme, raga. Dovrebbe essere molto buono, essendo al latte. Raga, ma è buonissimo, vi giuro che è, raga, vi giuro che è buonissimo. Assaggiamo quello alla fragola. Raga, ho fatto un casino, vi giuro, raga, è buonissimo. Vi lascio il codice sconto Diego10 da applicare sul loro sito. Fatemi sapere se lo acquisterete e sarete dei pro, ma soprattutto fatemi sapere se vi è piaciuto. Secondo me sì, è tanta tanta roba. Poi sul sito ci sono anche barrette, ci sono polveri per farselo in casa da soli. Raga, ora passiamo all'allenamento, ho più tempo. Ho 6 razioni, ho 6 porzioni, ho 6 cibi, ho 6 pasti. Quindi ho più tempo per allenarmi senza cucinare. Let's go, devo spaccare Luke, lo devo spaccare assolutamente. Molto probabilmente, ragazzi, non capirete il motivo per cui sono qui insieme a Jaren. Mi sono appena tuffato dal pullman e sto andando a Gatto Grill. Ora vi spiego il tutto. Sapete che Jaren lo prendiamo sempre in giro perché è scarso. E infatti lui è un po' scarso in build. Però in box è una bestia. Cioè in box cosa ho? Finalmente, cioè, no, finalmente mi dai i miei meriti. No, a parte gli scherzi, ha battuto anche Gene 2 versus 1 più di un round. Cioè, non stiamo scherzando. È finalmente capito. No, no, seriamente, senza che fai il... Fra, ma no, che modalità... Cioè, Fra, c'è Star Compact, l'hanno rimesso con il nuovo aggiornamento di ieri. Pazzesco, pazzesco. Ci sta pure la Thompson. A Thompson. No, Fra, solo il Compact. Hanno aggiunto il Compact e hanno rimesso un po' di cose. La sembra... Slurp. La Season la X. Fra, la Season X. La Season X. Fra, la Season X. Però hanno tolto i bot. Fra, hanno tolto i bot. Adesso non c'è più il gatto, i bot. Ritorniamo a noi. Ritorniamo a noi. Oh, vabbè. Vabbè, torniamo a noi. Jaren, importante, ascolta. Allora, Fra, ma hanno rimesso lo scar silenziato. What? Sono pazzo. Ma ci sta pure la chat. Rift. Rift. Hanno rimesso. Ma chi è con Rift? No, pazzesco. Fra, hanno rimesso. Oh, finalmente una cosa seria hanno rifatto su Fortnite. Comunque, a parte gli scherzi, visto che tu sei veramente forte in box, e non sto scherzando, sta vincendo l'evento Wager. Wager Wager o Wager, dai, tu che sei esperto. Wager. Ragazzi, ora si dirà Wager tutta la vita. Però vabbè, Wager. Wager. Immaginiamo, ok. Wager. Fra, mi devi allenare in box, perché in build sono sicuro di batterlo, Luke. Cioè, in build non... praticamente non ho problemi. Ti dico che in build lo distruggo. E tu sai che in build sono molto bravo. Però in box faccio veramente schifo, raga. Io penso di essere uno dei più scarsi in box. Ora, con il fatto che sto mangiando anche il cibo dei pro, che tu conosci già, immagino, il cibo dei pro, no? Sì. Il pompa del nonno! Ma quindi, Diego, vuoi le stesse lezioni che ho fatto a Smark o... Fra, dai, serio? Oh, ragazzi, non riesco ad essere serio. Fra, mi servono delle lezioni. Sono serio. Mi servono delle lezioni, delle lezioni importanti. Ok, qualche trucco per vincere ogni box. Naturalmente poi c'è la tecnica, mi devo allenare. Però hai visto, sto bevendo il cibo dei pro, quindi ho molto più tempo per fare queste cose. Ragazzi, oggi è il primo allenamento, perché Luke lo devo battere assolutamente, raga. Assolutamente c'è questa guerra tra me e lui dall'inizio, da, raga, dai primi tempi con Emerin, vi ricordate? Sì, Fra, una discoteca. C'è ancora questo astio da me e lui, e lui dice di essere più bravo di me. Già lo battevo di norma, no? Ora tra il cibo dei pro,
E Jaren che mi allena non ha speranza. Ora però pausa a codici creatore. E se volete fare sempre vittoria reale, mi raccomando, Diego trattino abusivo, creatore supportato nello shop. E mi raccomando, taggatemi su Instagram, il link in descrizione, perché durante le live farò provini speciali a chi mi tagga e chi usa il mio codice supporto creatore. Trattino, il trattino è sinonimo di potenza. Vero Jaren? Tu che sei più forte. Vero Jaren? Vero, questo conferma vero, lui, questo conferma. Posso fare il ghost pick? 26-39 distrutto. Tra distrutto, poi continuiamo a parlare. Ma sfugge con rapino. 20. È morto, dai, è morto. Un'arcata, un'arcata. C'ho l'albero davanti. C'ho l'albero. Ah, per io. Oh, c'è un arciere. C'è un arciere. Tutto. Sì, ma c'è qualcuno. Oh, che cazzo sta succedendo? Ah, ok. Ok, easy. Ma l'arche la miseriaccia. Oh, ancora. No, non... alla... Oh, ma quelli. Ma che è? La discoteca, la discoteca. Fra la discoteca, la discoteca, la discoteca, la discoteca. Fra, mo prendo il cecchino, mi sono rotto dell'arco, ti dico la verità. Prendo il cecchino. Uno sta sotto. 85, 85. Vedi, prendo il cecchino, è fatto. Segnami l'altro, dov'è? È nella casetta abbandonata, fra. Nella casetta abbandonata. Ah, sopra. Sì, 85. Fra, ho tolto 80, ma togli così poco sto cecchino. Ho atterrato quello sopra, atterrato quello sopra, atterrato quello sopra, atterrato quello sopra. Jaren, hai mai visto? Ho preso il cecchino e è cambiata la situazione. Comunque, a parte gli scherzi, torniamo a noi. Lo so che sono il primo a prendere in giro Jaren, che è scarso di qua, che è scarso di là. Effettivamente è un po' scarso, ma in box è una bestia, lo devo ammettere. Ha battuto anche Smark. Confermi? Esattamente. Ha battuto anche Smark e non scherziamo, ragazzi. È veramente OP. Come ho detto all'inizio, ha battuto praticamente tutti. Sta vincendo le peggio wagers. Sta facendo i peggio soldi. Ma no, perché viene scammato. Quindi, niente soldi per Jaren. Vince, ma viene scammato. Ammettiamolo. Quindi, ora, prima di entrare dentro la box fight, e non so se sarà un altro episodio o questo, io contro Luke devo vincere. Assolutamente. Quindi, mi serve anche a livello mentale. Partiamo dal fatto che lui ha una connessione come la mia. E tu sai che in box le connessioni sono importantissime. Io ti giuro che stavo perdendo con uno da Xbox che va a 0 di ping perché non riuscivo a ettarlo. Cioè, ragazzi, vi giuro, in build l'ho distrutto, ma in box non stavo perdendo, ma quasi. Quindi la connessione sotto questo punto ce l'ho, okay, come la mia. Però ha un vantaggio, esatto. Ha un vantaggio lui, ha due PC. Quindi quando registrerà la sua parte non framelaggerà per niente, è un gran vantaggio. Quindi dovrei puntare io su un altro vantaggio. A parte che sono più forte. Questo che sono più forte, Jaren, si sa, lo dobbiamo ammettere, più forte di Luke. Però voglio avvantaggiarmi sulle luci. Quindi secondo te conviene tenere accese, visto che mi danno tanto fastidio, oppure punto proprio sti cavoli del content, devo vincere? Dimmi te, no, la mentalità, Diego, giusta. Diego, dobbiamo puntare alla vittoria. Puntare alla vittoria, quindi le luci. Diego, è questa. Dobbiamo puntare alla vittoria. La vittoria. No, devo batterlo assolutamente, ragazzi. Come stavo dicendo all'inizio, c'è ancora quest'astio per Eimerin. Addirittura nel 2020 lui fa i video contro di me. Cioè, guardate questa parte. Questa. Bellissima. Bellissima. Che bella. Questa me l'ha regalata Diego. Che schifo. Che passa alla prossima. Uno. Meno uno. Vai. Alla prossima. È stato gentilissimo. No. Passa alla prossima. Ma è bellissimo. No. Skin. Passa alla prossima. Cioè, Jaren, ne hai mai visto? Cioè, secondo me, boh, ancora... Non lo so, cioè, ti pare normale? Ti sembra normale? Dopo tutto sto tempo ancora. Sì, ancora tutto quest'assi. Ma là che hanno fatto? Si sono chiusi, che è successo? Sta scappando. 43. 51, è morto, fra. Fatto l'altro, fatto l'altro, fatto l'altro. C'è rampino, conviene prenderlo? In endgame. Io lo prendo, io lo prendo. Tanto non mi serve la mitraglietta, non mi serve la mitraglietta. Fra, che ci facciamo con la mitraglietta se abbiamo il combat? Jaren, ma tu sei bravo? In che senso? A far questo. Ah, ballare! If you wanna dance! Cazzo, fra! Ti pare il momento di ballare? Dai, Diego. Ci siete là. Fra, non c'è chi ad uno. Non c'è chi ad uno lassù, ma tanto... C'è la safe, probabilmente lo uccido. No, cavolo! Guarda che fortuna, fra! Cioè, guarda! Là dentro! C'è uno spiraglio non in safe, cioè, non ci credo. Fra, l'ho distrutto, pusha, pusha con rampino. Ho distrutto questo. Pusha col rampino. Fra, ragazzi, io col cecchino non lo so, sono troppo OP, non c'è niente da fare. Non lo deve tirare su. Dai, non ci arriva, sono abituato dall'altro. Ma dai! L'ha tirato su, attento. Ha tolto un botte vita. L'ho distrutto. È solo che non ci vedo niente. Io ne ho atterrato una, Bella, bella, bella. Fatto. Comunque, me l'hai scammato. Diciamo che me l'hai scammato, Perché l'ho distrutto. Bisogna di vita, bisogna di vita. C'ho questo. Diciamo che l'hai scammato. Che me l'hai scammato, No, ragazzi, uno l'ha atterrato. L'ha ritirato su. Chi era sto rumore? Spara bende. Boh. Dove guardate? Oh, 38, quello è bianco, fra. 40, è morto.
No, devo ricaricare, Fra, c'è sta uno. Porco due, Fra, senza vita. Ti giuro che è senza vita. Non me la scammare. No, ecco, me l'ha scammato. Ragazzi, va bene, Jaren, cioè, fai come ti pare, eh. Tanta. Distrutto, fai come ti pare, Jaren. Se vuoi rubarmi un'altra kill. Va bene. Siamo 2 contro 2. 36. Quello è bianco, non c'ha cure, non può prendermi col ghost pick. 40, io ho tolto lo scudo, ma quante cure hanno? Quante cure hanno? Tra quello sta venendo che hai preso l'airdrop. Vada da un chug. Prendilo. Io entro 70. Ma letter. 80 in testa. Fra, non c'hanno vita, mannaggia. Fra, non c'hanno vita questi. Uscia. Possono farsi 40 succhi, ma non hanno vita. Dove sono andati? Uno è sotto, uno è là. Attenato uno. Tra questo è morto, dai, ho fatto 80 in testa. Let's go! Bella Jaren, pure con le armi vecchie. Pure con le armi vecchie. La mentalità giusta, Luke, non avrai speranze. Perché il più forte in Italia mi allenerà. L'hai capito, Diego, finalmente.